Sono cresciuto qui, a Gerusalemme, e ho avuto un'infanzia normale. Ma l'aggettivo normale in Medio Oriente deve sempre fare i conti con la guerra. Scoppiano scontri, esplodono bombe e la gente muore. Ci sono tornato con l'inizio dei colloqui di pace. Mi chiamo Bisi, tu invece? Sapevo che i bambini avevano la loro da dire. Nessuno però era interessato a sapere cosa pensavano del conflitto o del processo di pace. I protagonisti di questo film sono 7 bambini tra palestinesi e israeliani incontrati a Gerusalemme e dintorni. Abitano a meno di 20 minuti di distanza, ma vivono in mondi completamente diversi. Io sono Yarko Solan. E io Daniele. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Daniel, ti sei vestito come me? Sei tu che mi hai copiato. Mi sono vestito per primo. Già, tu ti svegli sempre presto. La linea 18 è stata spesso presa di mira da attentati terroristici. Per questo la gente evita di prendere questo autobus. Ma è inutile, perché anche la linea del 22 è comunque a rischio, anche se ritenuta più sicura. Quindi non cambia niente. Quando salgo sull'autobus sono sempre in tensione. Mi guardo in giro. Se vedo una persona sospetta la tengo d'occhio e cerco di scendere prima dall'autobus. Mi aspetto di saltare in aria da un momento all'altro. Gran parte degli attentati avvengono in centro, quindi quando sono a bordo non vedo l'ora che l'autobus lasci quella zona. Si può dire che conto i secondi, anche se potrebbe succedere ovunque. Non capita spesso, diciamo una volta all'anno. E magari proprio quella volta potresti esserci tu a bordo. E allora? Allora? Ci resti secco? E beh, non hai paura di morire? Certo, e non voglio morire. Infatti mi proteggo. E cosa fai? Dico...
Mahmoud, vieni, è pronta la colazione. Mi chiamo Mahmoud Mazen Mahmoud Izman. I miei genitori mi hanno chiamato Mahmoud, ma mio padre si chiama Mazen. E anche mio nonno si chiamava Mahmoud. Il cognome ovviamente è Izman. Il caffè! Zitto, non devono sapere che a volte lo bevo dal nonno. Se la mamma lo scopre, sono nei pasticci. È convinta che mi crescerebbero i baffi. Gli ebrei dicono che questa terra è loro. Ma com'è possibile? Se fosse così, perché il Corano affermerebbe che il profeta Maometto è andato dalla Mecca alla moschea Al-Aqsa a Gerusalemme? Gerusalemme è nostra. Appartiene agli arabi. Shlomo è il figlio di un rispettabile rabbino americano. È nato qui, nel quartiere ebraico. Vivo nella città vecchia di Gerusalemme, dove si sentono le campane delle chiese, gli arabi e gli ebrei pregare. Mi dispiacerebbe non abitare qui, perché sono abituato a tutto questo. Ormai per me è normale come sentire il vento che fa muovere le foglie. Mi sento al sicuro, perché anche se Saddam Hussein decidesse di bombardare, risparmierebbe la città vecchia di Gerusalemme, perché anche per lui è un luogo santo. Dio ha detto, devi imparare e poi agire. Quindi prima bisogna studiare. Io comincio alle 7:30 di mattina e finisco alle 7:30 di sera. Nessuna fonte dice che bisogna ondeggiare mentre si studia, ma la Gemara afferma che il popolo di Israele, quando ha in mano la Torah, è simile alle candele che si muovono. Quando incontri un ebreo non credente come me, consideri una missione farlo avvicinare al giudaismo? Alcune persone hanno bisogno di aiuto, altre si avvicinano da sole, altre invece devono aspettare e fare ciò che Dio dice loro di fare. Ognuno di noi ha le proprie qualità e c'è chi è incaricato di questa missione. Tutti siamo venuti al mondo con un compito ben preciso. Il tuo qual è? Ancora non so. Credi di essere una persona istintiva? Ancora non lo so.
Nel 1948 Israele combatte quella che viene chiamata la guerra di indipendenza, definita dai palestinesi la catastrofe. A causa del conflitto, 750.000 palestinesi lasciano o sono costretti a lasciare la propria terra. Nei paesi arabi vicini vengono allestiti campi di accoglienza per i profughi. Nel 1967 Israele conquista la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Gran parte dei campi vengono militarmente occupati da Israele. Il campo profughi di Dehesh accoglie più di 11.000 palestinesi. I profughi che hanno lasciato Israele nel 48, i loro figli, i nipoti e i pronipoti, vivono ancora qui. Mi chiamo Sanabel Hassan Abdel Jouad, che significa dono e lealtà, ma anche simbolo dell'amore. La mia famiglia viene da Zaccaria. Gli ebrei ci hanno cacciato dalla nostra terra e costretti in questo campo dove un tempo c'erano solo le tende. Nella mia famiglia siamo fortunati, perché ognuno ha il proprio letto. Ma so che ci sono famiglie, anche di 7 persone, i cui genitori e figli dormono tutti sul pavimento della stessa stanza. Oppure in 2 o 3 nello stesso letto. Per alcune famiglie la situazione è davvero molto difficile da sopportare. Il padre di Sanabel è giornalista e leader locale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, una fazione politica che si oppone con decisione al processo di pace. Da 2 anni è rinchiuso in un carcere israeliano. Tuttavia non gli è mai stata rivolta alcuna accusa formale e non è mai stato processato. Questa è una ricostruzione della cupola della roccia. È stata realizzata appositamente per mio padre da alcuni detenuti della prigione di Ascalon, che non appartengono alla sua stessa cellula. Infatti è stata fatta da alcuni militanti di Hamas. Sono molto contenta quando ricevo una lettera da mio padre. E anche... Cosa provi quando ricevi una lettera? Beh, sono molto felice quando mio padre mi scrive. Gli scrivi qualche volta? Sì, gli scriviamo un po' tutti in famiglia. L'abbiamo fatto per il suo compleanno. Ma in carcere non gli hanno consegnato la lettera perché avevamo allegato anche diverse fotografie. L'ultima volta che sono stato a Dehesh facevo il giornalista durante l'intifada, ossia la rivolta palestinese. Questa forma di lotta è nata nei campi profughi. I suoi eroi, i giovani palestinesi, la loro arma, le pietre. I campi sono tuttora pericolosi e gli israeliani si tengono alla larga. Mi chiamo Faraj Adnan Hassan Hussein. È successo durante l'intifada e ricordo che c'era il coprifuoco. Ero insieme al mio amico Bassam e lui a un certo punto ha lanciato una pietra in una finestra aperta. Un soldato gli ha sparato.
e lui è caduto a terra morto. Avrei davvero voluto fare a pezzi il soldato che lo aveva ucciso. Farlo saltare in aria per vendicare la morte del mio amico Bassam. Certo che tiro le pietre, tutti dovrebbero farlo. Le pietre durante l'intifada hanno permesso di liberare quasi metà della Palestina. Loro hanno i fucili e le bombe atomiche, noi solo le pietre. Nient'altro. Dopo la guerra del 67, alcuni gruppi di ebrei nazionalisti hanno costituito degli insediamenti su quello che un tempo era territorio arabo. Per gli occupanti questa zona corrisponde alla Giudea e alla Samaria della Bibbia. Il governo israeliano ha incoraggiato gli insediamenti nei territori occupati e oggi, in Cisgiordania, vivono oltre 150.000 persone. Betel è tra i primi insediamenti e tra i più estesi e, come tutti gli altri, è sotto la stretta protezione dell'esercito israeliano. Anche se sono cresciuto a soli 20 minuti da qui, non ho mai visitato Betel o altri insediamenti prima d'ora. Dio ci ha promesso la terra di Israele. E invece gli arabi se la sono presa, ce l'hanno portata via. E così noi oggi viviamo circondati. Ne parliamo dopo. Ho detto dopo. Nel libro della Genesi c'è scritto: lascia il tuo paese. A chi si rivolge Dio? Ad Abramo, al nostro antenato. E se Abramo non fosse esistito, oggi lui e io non esisteremmo, così come lui del resto, e neppure tu. Cosa farai da grande? Vorrei diventare un comandante dell'esercito, per poi essere promosso a comandante supremo. Se ci riuscissi, diventerei il primo comandante supremo credente. Mi piacerebbe che Barak formasse una coalizione con il partito dei coloni. Sarebbe la soluzione perfetta, ma non succederà mai. Mi chiamo Moshe Barham e vivo a Betel. È un insediamento, cioè un luogo dove vive la gente che combatte contro gli arabi. Lottiamo perché questa terra è nostra. Se potessi decidere io il futuro, farei scomparire tutti gli arabi. Gli ebrei non si sposterebbero da dove si trovano e il tempio potrebbe essere ricostruito. Questa che vedete è la rete che segna la linea di confine con il villaggio arabo. Il nostro insediamento è circondato dagli arabi. Se decidono di entrare, non c'è niente che possiamo fare. Siamo circondati. Non possiamo scappare. Abbiamo un esercito che ci protegge e i cecchini pronti a sparare.
E se i soldati mirano male, tanto meglio. Così c'è qualche possibilità in più che becchino gli arabi. Ciao, Moishe. Io non posso darti la mano. Perché? Le ragazze pudiche non lo fanno. Riposare durante lo Shabbat è un mitzvah, cioè un comandamento. E le ragazze aspettano il compito di accendere le candele e preparare la tavola. Lei apparecchia, io invece gioco col computer. Questo è un calice speciale per lo Shabbat. Come vedete, il pane viene coperto con un telo. In questo modo non vede che beviamo il vino prima di mangiare il pane. È proibito rompere la carta igienica durante lo Shabbat. Per questo motivo io la preparo già a pezzi prima. Durante lo Shabbat non si può nemmeno toccare il denaro. È proibito anche spazzolarsi i capelli se ci sono nodi da sciogliere. Quando sarò grande e sarò diventata mamma anch'io, potrò preparare la tavola, cucinerò e potrò invitare degli ospiti a casa mia. Poi arriverà il momento di riposare, accenderò le candele e infine andrò alla sinagoga. Poi avremo il pranzo dello Shabbat e studieremo la Torah. Chissà, forse andremo anche a fare una passeggiata. La mattina successiva, tutti insieme ci recheremo ancora alla sinagoga. Una volta tornati, pranzeremo e andremo a fare un giro. Porterò i miei figli dagli amici e così potranno giocare. Poi riposerò con mio marito e dopo arriverà il momento del secondo pasto. E quindi uscirò insieme alle mie amiche. Porteremo i bambini al parco giochi e noi staremo a guardarli sedute su una panchina. E quando il sole tramonterà, torneremo a casa per il terzo pasto. Mio marito allora andrà a pregare. Poi tutti insieme faremo l'Avdalah, seguita da un'altra preghiera. Moishe, aiutami con queste sedie. Sempre attaccato al computer. Ce l'ho fatta. Lungo tutte le linee di confine tra Cisgiordania e Israele sono stati istituiti dei posti di blocco. I palestinesi della Cisgiordania non possono lasciare il loro paese, andare a Gerusalemme o passare da un'area palestinese a un'altra senza il lasciapassare rilasciato dai militari israeliani.
I pozzi di blocco servono per dividere gli israeliani dagli arabi, per darci la caccia e umiliarci. Io sono arabo e come tutta la gente del mio popolo non mi è permesso di entrare in Israele. Ti dicono, tu sei arabo e lo resterai sempre. Gli ebrei e gli americani invece sono sempre ben accetti e si spostano senza problemi. Per i palestinesi i posti di blocco sono il segno tangibile dell'occupazione. Molti israeliani si sentono più sicuri e considerano i posti di blocco una forma di salvaguardia da atti di terrorismo. Guidando un'auto con targa israeliana, ed essendo io stesso israeliano, non vengo nemmeno fermato ai posti di blocco. Benvenuto in Israele! Ho pianto per la prima volta nella mia vita il 9 maggio, quando è stata annunciata la fine della guerra. Nemmeno quando la mia famiglia era morta avevo versato una lacrima. Hai pianto solo una volta? Esatto. Quando abbiamo lasciato la Polonia, la nostra terra natale, desideravamo vivere in una nazione che ci garantisse maggiore sicurezza, dove non avremmo più dovuto rivivere gli orrori dell'Olocausto. Così abbiamo scelto di venire nello Stato di Israele. Alcuni ebrei sono convinti che questo Stato sia opera di Dio. Ma in realtà è stato costituito dagli ebrei al termine della Seconda Guerra Mondiale e non dal Signore. Tu credi in Dio? Come? Credi in Dio? Non credo. Non credo possa avere assistito a tutto quello che è accaduto senza alzare un dito per impedire quell'immane tragedia che ci ha colpiti. Quindi non ci credi? Ci credi oppure no? Allora vuoi rispondere? Sì o no? Devi capirlo da sola. Te l'abbiamo chiesto. Credo che il destino abbia deciso di risparmiarmi. Allora non credi? Non credi in Dio? È stato il destino, ma forse c'entra anche Dio. Credi in una potenza superiore? Il Monte del Tempio, o Haram al-Sharif, è un luogo sacro sia all'ebraismo che all'Islam. Per gli ebrei, 2000 anni fa, qui sorgeva il Tempio ebraico, mentre per i musulmani è il luogo dell'ascensione al cielo di Maometto e dove si trovano due pilastri della loro religione, la cupola della roccia e la moschea Al-Aqsa. Quando entro nella moschea, provo qualcosa nell'intimo del mio cuore. È un luogo stupendo e capisco davvero di essere davanti a Dio. Thank you.
sono Allah Alavi, Allahu Akbar. Subhanarabbi al-Ala, Subhanarabbi al-Ala. Proprio sotto la moschea Al-Aqsa sorge il muro del pianto, il luogo più sacro del giudaismo. Ma guardati, quasi non ti riconoscevo. Ha due cappelli. Uno è quello speciale che mette solo per lo Shabbat insieme all'abito. Il resto della settimana ne usa uno un po' meno costoso. Deve sempre indossare giacca e pantaloni. Non è necessario sia un completo, ma un abito che porti rispetto alla Torah. Il muro del pianto è anche una delle mete preferite dai turisti. Nessun ebreo in visita a Gerusalemme vi rinuncia. Un giorno ho dato appuntamento ai gemelli qui, ma all'inizio non volevano avvicinarsi troppo al muro. Come molti israeliani laici, i ragazzi non vogliono avere niente a che fare con gli ebrei credenti. Noi non li capiamo. Hanno modi di vedere diversi dai nostri. Se, ad esempio, uno di noi dovesse esprimere un'opinione contraria alla loro, sarebbero capaci di mangiarselo vivo. Quel tizio laggiù è quello che mi fa più paura di tutti. In genere, i vecchi mi spaventano. Daniel non è l'unico ad avere paura. Anch'io ne ho. Ma non lo do a vedere, perché io non sono un coniglio. Quando ero bambino venivo spesso qui e seguendo la tradizione infilavo nel muro bigliettini indirizzati a Dio. Chiedevo una bicicletta nuova o che una compagna di scuola si innamorasse di me, ma soprattutto chiedevo la pace. Voglio scriverne uno anch'io. Anche tu? Vorrei che la mia scuola vincesse il campionato di pallavolo. Ho pensato di mettere un messaggio nel muro per la partita che dobbiamo giocare martedì. Magari aiuta. Allora, che mi dici? Ero davvero terrorizzato. Avrei preferito visitare un villaggio arabo piuttosto che trovarmi qui con tutte quelle persone credenti. Sanabel fa parte di un gruppo che racconta con le danze tradizionali la storia dei profughi. La danza celebra la forza di ripresa dei palestinesi e il loro sogno di avere un giorno uno stato.
Dopo mesi di allenamenti, la squadra di Jarko e Daniel è approdata alle finali di Gerusalemme. Chi si aggiudicherà la partita rappresenterà la città nel campionato nazionale. Tornerò al muro del pianto per mettere un altro bigliettino, chiedendo di vincere la partita. Forse però è meglio di no, perché l'ultima volta che l'ho fatto, la mia squadra ha perso. Un paio di mesi fa, Faraj è stato notato da un allenatore della scuola per le sue doti da scattista. Rappresenterà il campo profughi di Dehesh al primo meeting di corsa palestinese e tutti sperano che riesca a classificarsi primo nei 100 metri. Prima voglio un regalo. D'accordo, se perdi? Bacio la mano a tutti. Inteso. Promesso? Sì. Ci conto allora. Vizi, tu conosci il ragazzo che ha corso? Sai, si è vinto la gara. Allora? Ha vinto la finale? Se perdiamo anche noi piangiamo.
Mie adorate Sanabel, Fida, Bisan, San e amata Umasan, vi scrivo per l'ennesima volta, sapendo che aspettate la mia liberazione con grande pazienza. La mia detenzione è stata prolungata di altri 6 mesi. Spero possiate venire presto a trovarmi. E non dimenticate mai che provo per tutte voi un amore immenso. Venite qui, forza! Muovetevi! Per favore, spostatevi! C'è nessuno che parla ebraico e arabo? Non mi capisco. Chi di voi parla ebraico e arabo? C'è nessuno? Chiedi lì se c'è qualcuno che parla queste lingue. Dai, forza, chiedi. State indietro, indietro. Avete sentito? State indietro. C'è nessuno che parla ebraico e arabo? Allora, c'è qualcuno che può tradurre? Ci vogliono circa 4 ore per raggiungere il carcere e la famiglia è costretta ad aspettare ancora parecchio per una visita che durerà soltanto mezz'ora. Mi è stato negato il permesso di entrare in carcere. Le autorità israeliane considerano il padre di Sanabel un pericolo per la sicurezza dello Stato e solo i parenti prossimi possono andarlo a trovare. Quando gli arabi mi vedono, pensano che io sono uno di quelli che ha rubato loro la terra. Sono convinti che quel territorio sia di loro proprietà, mentre invece noi pensiamo che sia nostro. Sappiamo che è nostro. Non è terra di Israele. Spetta agli arabi. È nostra. Questa è la mia terra. Io sono nato e cresciuto in questo posto. Nessuno ha il diritto di portarcela via. Li capisco perché sono stati cacciati da qui 50 anni fa e si sentono insignificanti, si sentono feriti a causa di ciò che è successo. Questo è il nostro paese, ma anche loro. Gli estremisti non hanno il diritto di dire che noi dovremmo andarcene. C'è stata una guerra e noi abbiamo conquistato il territorio. Non so cosa si possa fare adesso. Gli ebrei occupano ancora la nostra terra. Non hanno sgomberato nessuna area. Se decidessero di farlo, potrebbero venire a vivere in questo campo al posto nostro. Invece occupano il territorio e mettono la gente in prigione. Questo non è affatto giusto. Al momento non ci può essere la pace. Ci sono le prove che questa terra è nostra e che noi abbiamo il diritto di costruirci le nostre case. Solo allora ci potrà essere la pace. Noi non faremo male agli ebrei e loro non lo faranno a noi. Ora trovo la frase. Non c'è problema. Dio non ha dato la terra di Israele ad Abramo più volte. E l'ha data una volta sola.
E da quel momento questo territorio ci appartiene. Ci siamo quasi. Ecco, ho trovato il passaggio. Abramo aveva 99 anni. Quando gli apparve il Signore, gli disse: darò a te e ai tuoi discendenti dopo di te tutta la terra dove abiti ora come forestiero, tutta la terra di Canaan in possesso perpetuo. E questa benedizione passò ad Abramo, a Isacco e quindi a Giacobbe. Un angelo cambiò poi il nome di Giacobbe in Israele. Ecco perché oggi ci chiamiamo Israele. Prendiamo nome da lui. Quelli sono i certificati della nostra terra. Sono davvero vecchi, nonna. Ce n'è uno, per esempio, del 1942. Quest'altro invece è datato 1931. E questa invece era la chiave della nostra casa. L'ho sempre tenuta con me. Lo vedi com'è vecchia? Ma davvero vecchia, nonna. Il villaggio dal quale proviene la nonna di Faraj si trova in Israele subito dopo un posto di blocco. Poiché erano sprovvisti di permesso, per entrare ho dovuto farli viaggiare su un'auto con targa israeliana. Hanno distrutto tutto, così non avremmo più potuto avere un paese. La nostra casa era là. Cosa? La casa era là. Sì, nella valle. E là la sorgente. Era là dietro. Tutta questa è terra nostra. Come si fa a respirare quest'aria così pura e poi tornare a Dehesha? Che Dio maledica quel posto. Quella era la casa di Abu Zakaria. Quel pezzo di ferro che vedi è tutto ciò che resta della casa di tuo nonno Isa. Non c'è più niente. Più niente. Se fossimo stati uniti li avremmo sconfitti. Uniti? A Dir Yassin hanno fatto un massacro e sequestrato le donne. Chi vorrebbe vedere la propria figlia o la propria moglie pugnalati a morte? Chi vorrebbe vedere il proprio fratello o la propria figlia massacrati? Siete scappati? Sì. Nei campi? Esatto, a Betlemme e in altri posti. Ecco una stella di David. Devo calpestarla. Che fatica. Stai attento, nonna. Questa è la nostra casa. Quella costruita dal nonno? Esatto. Dov'era l'ingresso? Si trovava vicino a quel mandorlo, laggiù. Era un posto tranquillo. Spero che un giorno tu, tuo padre, tuo figlio e tuo nipote tornerete a vivere qui. Se Dio vorrà. E non dimenticarti mai di questa chiave. Tienila con te. Adesso voglio pregare. Allahu Akbar.
La pace sia con te. La pace sia con te. Ho il diritto di ritornare a Ras Abu Ammar, indipendentemente dalla presenza dei posti di blocco e dalla mancanza di libertà di muoversi. Voglio tornare in quel villaggio. Se non ci riuscirò io, mi auguro che lo potranno fare i miei figli, ma di certo la Palestina verrà liberata. Come ti chiami? Farash Adnan. E dove abiti? Nel campo di Dehesh. Di dove sei originario? Di Ras Abu Ammar. Il mio sogno è tornare nella mia terra. Se non dovessi riuscirci, farò in modo che i miei figli abbiano la chiave della nostra casa natale e che la lasciano poi ai miei nipoti. Proprio come hanno fatto i miei nonni con me. Il daino ama essere libero oppure stare in cattività? Tu? Libero. Bravi. E ditemi una cosa. A voi piace la libertà? Chi vuole rispondere? Tu? Sì. Bene. E i bambini della Palestina sono liberi? Tu? No, eh? Volete rappresentare in un disegno quello che provate dentro al cuore? Siete liberi come un daino o c'è qualcosa che limita la vostra libertà? Che vi impedisce, per esempio, di andare a pregare a Gerusalemme? Questo bambino tiene in mano una pietra e dice: li ucciderò. Un altro bambino piange e dice: hanno ucciso mia madre, mio padre e mia sorella. Dio li maledica. Spiega cosa hai disegnato. Questi bambini vanno a Gerusalemme, ma i soldati non li faranno passare al posto di blocco. Allora qui c'è Gerusalemme, questi sono i bambini e questa è una barricata. Cosa dice la nostra religione? A chi appartiene Gerusalemme? Ai palestinesi. Ai palestinesi. Ai cananei. Ai palestinesi. Alla gente di Palestina. Ai musulmani. Alla gente di Palestina. Alla gente di Palestina. Alla Palestina. I palestinesi stanno oltrepassando la misura. Vogliono Gerusalemme come loro capitale. Beh, possono scordarsela. Gerusalemme sta a soli 10 minuti dal campo di Dehesh. Eppure io non l'ho mai visitata. Mi piacerebbe tanto andare nella nostra capitale e poter pregare. Sono curiosa anche di vedere com'è all'interno la famosa cupola della roccia. Però per il momento non posso farlo, perché non mi fanno entrare a Gerusalemme. Bisogna riflettere sul problema. Tutto il mondo deve pensarci. Le menti più brillanti del pianeta dovrebbero mettersi insieme e decidere del destino di Gerusalemme. La città di Gerusalemme non verrà mai restituita agli arabi. Dio ce ne liberi. Se fosse per me, io caccerei via tutti gli arabi che occupano il Monte degli Ulivi e la città di Gerusalemme. Fino alla guerra del 67, Gerusalemme era una città divisa. La parte occidentale apparteneva ad Israele, mentre quella orientale, compresa la città vecchia, alla Giordania. Gli ebrei non avevano accesso ai loro luoghi sacri.
Quando Israele conquistò la Cisgiordania, tutta Gerusalemme cadde nelle sue mani. Ogni anno gli israeliani di tutto il paese si recano a Gerusalemme per festeggiare la riunificazione della città. Recentemente il movimento dei coloni ha organizzato la marcia del Jerusalem Day, che attraversa il quartiere musulmano per raggiungere il muro del pianto. Mahmoud e la sua famiglia sono arabi di Gerusalemme. Diversamente dai bambini dei campi profughi, a lui non serve un permesso per superare il posto di blocco e può muoversi liberamente in città. Oggi si festeggia il giorno della riunificazione di Gerusalemme. Ma la città non è degli ebrei, è degli arabi. La loro è solo una provocazione. Gli ebrei si comportano come se questa terra appartenesse a loro. Che cosa volete che provi per questa gente, per la situazione in cui viviamo? Il mio cuore sta esplodendo per la rabbia. Sto dalla parte di Hamas e degli Hezbollah. Uccidono donne e bambini, ma lo fanno per il loro paese. Più ebrei uccidiamo e meno ne resteranno. Finché non ce ne saranno più, facciamo esplodere gli autobus. Così si arrabbiano. Esatto, mercoledì, intorno alle 5, è morto ammazzato sul colpo. Un mio amico mi ha spiegato com'è successo. Questa è l'auto di Efraim e questa è quella dei terroristi. Prima li hanno affiancati, poi hanno rallentato e quindi hanno cominciato a sparare. Mi hanno sparato alla testa. Non c'è stato niente da fare. E Ita, sua madre, è morta in ospedale. È difficile da accettare. Lo conoscevo perché ci vedevamo tutte le settimane al mikvah. L'ultima volta che ci siamo visti ci siamo dati appuntamento per questa settimana. Lui ha detto, se Dio vorrà. E io ho risposto, perché scusa? Ci vediamo tutte le settimane. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto vivo. Era un buon amico. Non riesco ad accettare che sia morto. Proprio non riesco. È stato assassinato. Io lo so per certo. Sulla lapide c'è questa iscrizione. Dio vendicherà il suo sangue. Lo scrivono solo in questi casi. La lapide è un po' lo specchio della persona. So che Efraim sta bene in cielo.
perché lassù può avere tutto quello che vuole. Sono sicuro che non gli mancherà niente. Se avessi la possibilità di esprimere un desiderio, chiederei a Dio di mandare il Messia. Allora tutte le persone morte risusciterebbero, soprattutto quelle cadute per mano dei terroristi. Quando vedo tutta quella gente che muore, mi chiedo il perché. È una cosa talmente stupida. Tante morti potrebbero essere evitate. In una guerra, entrambe le parti soffrono. Forse c'è un vincitore, ma chi può dirsi vincitore davvero? Entrambi i contendenti avranno delle vittime e delle perdite. Cerco di immaginarmi quello che hanno passato i soldati. Non è facile. Perché se non hai vissuto una determinata situazione, non ti puoi fare un'idea. È un po' come per l'Olocausto. La gente dice di capire cosa ha provato chi l'ha vissuto sulla propria pelle, ma non è vero. Si può provare pietà, ma il dolore è una cosa inimmaginabile. Signora? Sì? Dov'è Matan? Stanza 9. Ciao. Cos'è successo? Un missile è caduto, è esploso e mi ha ferito alla gamba. Hai pensato di morire? Beh, sai, a dire il vero, no. Hai paura che possa succedere ancora quando rientrerai? Non rientrerò nella stessa unità. Perché? Per il profilo medico. Quanto avevi? 97 punti. Buono, no? Sai perché solo 97? No. Sono circonciso. I 3 punti mancanti. Allora nessuno arriva a 100. Volete entrare nell'esercito? Non c'è fretta. Non abbiamo ancora deciso. Io non voglio sparare alle persone. Vorrei far parte di un'unità di combattimento, ma non voglio uccidere nessuno. Mentre invece è proprio questo che bisogna fare quando si combatte, giusto? Domanda difficile. Anche a me ovviamente non piace uccidere. Non è bello uccidere. Ma a volte non hai proprio nessun'altra scelta. È una questione di vita o di morte. Quindi o spari tu oppure il nemico ti uccide. Sì. Perciò devi uccidere. In Israele il servizio militare è obbligatorio, ma i ragazzi ebrei ultraortodossi, come Shlomo, sono esonerati. Ricevono una rendita mensile dal governo e possono così continuare i loro studi religiosi. Studiare è un'esperienza di vita migliore che non entrare nell'esercito. Secondo me, anche chi decide di entrare nell'esercito deve studiare.
Vivere in Israele significa anche accettare di proteggere il proprio paese. La preparazione che riceviamo è importante per il paese. Prima si serve nell'esercito e poi si studia. Tutti hanno il diritto di imparare. Imparare. Per me la Torah è paragonabile a un carro armato. Quello che può fare un carro armato lo può fare anche la Torah. Uno di loro ha detto in TV: non so usare un fucile. Glielo insegneremo noi come si fa. I palestinesi a volte cercano la rissa. Non voglio dire che gli ebrei siano assolutamente innocenti. Anche loro a volte si comportano così. Se per esempio sono per strada e sento un arabo insultarmi, posso rispondergli e allora scoppia la rissa. Alcuni bambini cercano davvero di farti a pezzi. Ti picchiano finché non ti vedono sanguinare, altri invece si accontentano di darti un pugno e se ne vanno. Non mi è mai capitato di stringere amicizia con un ragazzo arabo, però può succedere che ci si saluti per strada. A volte non è divertente. Hai mai fatto botte? Sì. Lo conosci? No. Non vi siete mai visti? No. Ma siete vicini? Più o meno. Conosci ebrei che hanno amici palestinesi? Tra gli adulti questo succede. E capita che ci sia un'ottima intesa. Ma tra i figli quasi mai. Non conosco ragazzi arabi e non mi interessa incontrarne. Io non parlo mai con gli ebrei. Li conosco fin troppo bene. Sono egoisti e falsi. Sono così sin dai tempi del profeta Maometto. Tradirono persino in battaglia. E combatterono contro di lui. E poi se conoscessi o parlassi con un arabo, tutti i miei amici mi prenderebbero in giro. Direbbero che sono un imbranato. Quando vedo un ebreo, mi viene voglia di tirargli una pietra o di colpire la sua auto. A volte penso anche di ucciderlo. I bambini arabi possono diventare terroristi. Ti rendi conto? Per qualsiasi ebreo potrei benissimo essere un terrorista. È automatico che la gente pensi ai padri e agli zii che hanno perso la vita in un atto terroristico. Ma anche per noi è la stessa cosa. Ognuno di noi da entrambe le parti ha avuto parenti morti e di conseguenza vorremmo poterci vendicare l'uno dell'altro. Questo è Faraj. Quanti anni ha? Si vede che fa sport. È più alto di noi? È piccolo per la sua età. Ha una faccia spiritata. Però sembra simpatico. Parla ebraico? No, solo arabo. Ma conosce un po' di inglese. Perché non lo incontriamo? Perché loro non vogliono. Non ci hanno invitato. Sei uno stupido. Vuoi discutere di politica? Preferirei parlare di sport. Niente politica. Smettila, sii serio. Non si possono sempre ignorare le cose. Jarko ha ragione. E chi lo fa? Non c'è solo lo sport nella vita. Volete incontrare i bambini ebrei?
Io sì. Io sì. Io non voglio che vengano qui, anche se so che potrebbero capire come mi sento quando cresceranno o staranno dalla parte dei loro padri, che nel frattempo potrebbero farmi secco. Preferiscono che noi veniamo cacciati piuttosto che unirsi a noi ed essere a loro volta cacciati. Come sei rigido, devi provare a capire il loro modo di pensare. Solo allora potrai rispondere. Certo che sono rigido. Cosa ti aspetti dopo quello che abbiamo passato? Forse ci capiranno e da grandi potranno darci una mano. Oppure toccherà loro perdere la terra. Non sarebbero capaci di sopportare un decimo di quello che abbiamo patito noi. Hanno ucciso tuo fratello e tu adesso vorresti diventare loro amico. Come fai a dire una cosa del genere? Io non posso dimenticare. Ma non sono stati loro a uccidere Bassam. Forse è stato uno dei loro padri. Non sai quello che dici. Per me i bambini sono innocenti. Mi stai davvero chiedendo se voglio incontrare i bambini ebrei? No. Ma anch'io sono un ragazzo ebreo. Tu sei un ragazzo ebreo americano. Parli ebraico? Dai, provaci. Sì, shalom. E poi? Guarda che io parlo perfettamente l'ebraico. E sai perché? Perché ho studiato qui, in Israele, in Palestina. Sono israeliano per metà. Però sei anche per metà americano. Non è affatto un problema con te. Ma io stavo parlando dei veri ebrei, quelli autentici, mi capisci? Non di quelli americani o di quelli misti. D'accordo, mio fratello è un ebreo autentico e anch'io lo sono. È vero. Sono certo che non torneremo mai a vivere nei nostri villaggi, fidatevi di me. Non avremo mai una nostra patria. Vista la situazione, ho solo un desiderio, e cioè che i confini scompaiano così come i posti di blocco. In questo modo potremo vivere tutti insieme. Se rifiutiamo di incontrare i bambini ebrei e viceversa, non ci sarà mai la pace tra i nostri due popoli, così come non ci sarà mai tra i nostri due paesi. Noi arabi ci stiamo uccidendo a vicenda per colpa loro. E tu vorresti che io facessi amicizia con quella gente? Israele non capirà mai le nostre ragioni. Non le capiranno gli adulti, ma nemmeno i bambini. Che c'entrano i bambini? C'entrano perché cresceranno e diventeranno adulti. Potrebbero aiutarci. Ma figurati. Nessun bambino palestinese ha mai provato a spiegare la nostra situazione a un bambino ebreo. Forse se gli arabi e gli ebrei provassero almeno a incontrarsi, a fare uno sforzo in questo senso, forse sarebbe utile. Ma non mi riferisco ai politici. Sono i bambini che si devono incontrare e fare il primo passo per riavvicinare i due popoli. Papà, che cosa avete da dire? Niente? Fammi capire una cosa. Quei due ragazzi, i miei due gemelli, verrebbero loro qui da me? Faraj, vorrei poterti incontrare per conoscere la tua opinione, perché voglio capire che cosa pensi. Anche se so che non abbiamo gli stessi, come si dice, punti di vista. Hai il loro numero di telefono? Il loro numero? Sì. Certo che ce l'ho. Voglio chiamarli adesso. Però è comodo il cellulare. Pronto? Ciao. Ciao. Chi parla? Bisì? Sì. Come va? Bene. Ho appena parlato con Faraj. Vuole parlarmi? È Yarko.
Pronto? Pronto. Faraj, dimmi. Ciao. Come stai? Bene, e tu? Anch'io. So che corri. Sì, 100 metri. Davvero? Sì. E Daniel? No, Jarko. Jarko? Dimmi Daniel. Passami Daniel. Sei Daniel? Daniel? Pronto. Daniel, che classe fai? Cosa? Che classe fai? Insomma, prima, seconda, terza, quarta, settima. Settima. Ti piace la pizza? Cosa? La pizza? Sì, so cos'è, mi piace. Ma al campo non ce l'abbiamo. Perché? Conosci i campi? Sì. Ma c'è qualcosa in alternativa, come l'hummus. Sai cos'è l'hummus? Sì, io ne vado matta. Lo mangerai mattino, mezzogiorno e sera. Mio padre lo chiamano hummus. Piace anche a Bisil hummus. Non può farne a meno. Ti piace il calcio? Chi vorresti che arrivasse in finale ai mondiali? Il Brasile. Davvero? Ti piace? Sì, certo. Ti passo Jarko. D'accordo. Tutto bene, Jarko? Non posso venire da voi per via... Sai cos'è un Maxom? No, che cos'è? Un posto di blocco. Possiamo venire noi a trovarti. Se vuoi possiamo venire da te. Cosa? Vi invito qui a De Eish. D'accordo. Ciao e grazie. Grazie della chiacchierata. Figurati. Alla prossima settimana. Sì, a sabato. Cosa ne dici? Beh, ecco, non so. Che dobbiamo rifletterci? No, ci ho già riflettuto. Se avete deciso di andare... È meglio che venga anch'io con voi. Meglio che tu stia a casa. Comunque non spetta a te decidere. E invece sì. Giusto, mamma. Anche noi dobbiamo dire la nostra. E che ve lo impedisce? Però non dovete venire. Io mi fido della truppa. Di Bisi. Delle persone che vi hanno invitato a casa loro. Ma la responsabilità, alla fine, è sempre nostra. Chi ci dice che non succederà niente? Cosa vuoi che succeda? Potrebbe esserci il coprifuoco. Starei più tranquillo se andaste a Parigi. Si tratta dei territori, lì c'è l'esercito. Non andate a fare una passeggiata. Cosa ne pensi? Deve essere la loro giornata, io rispetto la loro scelta. Sì, ma è pericoloso. Tutto questo ci spaventa, ammettiamolo. C'è Hamas là. Hamas è ovunque. Sarà pericoloso. No, altrimenti non vi avrei lasciati andare. E non dimenticate che siete ospiti. Ecco il posto di blocco. Mamma, sappiamo cos'è. Vedete tutta quella gente? La vedete? Sono arabi che aspettano di essere controllati.
Ma non è giusto, è la loro terra. Perché devono essere perquisiti? Certo, hai ragione, ma noi non vogliamo correre il rischio di saltare in aria. È complicato. Guardate, quello è un poliziotto palestinese. Siamo davvero vicini, allora? Siamo a 15 minuti. Ciao. 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 Daniel. Yeah, ciao. Benvenuti al campo di Daesh. Corri con questo? Sì, davvero. Per allenarmi. Intendevo con queste scarpe. Sì. Sì? Sì. Il mio vero nome in realtà è Yair. Yair? Sì, però preferisco che mi chiamino Yarko. Non mi piace Yair. Yair. Il suo vero nome è Yair. Durante l'intifada questo era il centro degli scontri. Sul muro si vedono ancora diversi segni lasciati dalle pallottole. Molte persone sono morte in questo posto. I bambini tiravano le pietre e i soldati gli sparavano addosso. Il tuo amico è morto durante l'intifada? Sì. Sono pallottole vere o di gomma? Vere. Sì, sì, sono pallottole vere. Sul serio? È meglio se non parli israeliano nel campo, perché gli arabi non lo sopportano. Non amano Israele, non ci amano. Esatto. D'accordo. L'ha fatto Hamas. Sì, ma che dice? La vittoria è nostra. La sete di terra verrà spenta dal sangue, Hamas. Ciao, benvenuti. Ciao. 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 No, no, io odio la violenza. Fatti sotto. Oh, 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 oh,
Buoni. Ok, c'è l'interprete. Come vi è sembrata la giornata che abbiamo passato insieme? Credevo che tutti quelli che stanno con Hamas fossero pazzi, ma alcuni tra di voi li sostengono. E adesso ho finalmente capito il perché. Le scritte che ho visto sui muri mi hanno fatto una certa impressione, ma posso capire le loro ragioni. Se facessi parte di Hamas, la penserei anch'io nello stesso modo. Sono davvero molto combattuto. Da un lato, infatti, sento di essere vicino a voi, ma da un altro punto di vista sento che invece siamo distanti anni luce. Come non tutti i palestinesi fanno parte di Hamas, non tutti gli israeliani uccidono gli arabi. Perché stai piangendo? Pensavo a mio fratello morto. Era andato a pascolare le pecore. Racconta tu, Ahmed. Era andato con degli amici a pascolare le pecore sulla montagna. Quando hanno visto gente che tirava delle pietre, si sono uniti anche loro. Ma da una jeep un soldato gli ha sparato e l'ha ucciso con un solo colpo. Gli hanno sparato. Con una sola pallottola hanno messo fine alla sua vita. Quella è stata la prima volta che ho capito quanto quel popolo ci odi e non ci voglia avere tra i piedi. Soffriamo tutti. Anche gli israeliani perdono la vita e subiamo delle perdite. Proprio così. Ho visto tante volte alla TV immagini di gente uccisa da Hamas. I posti di blocco sono una barriera che ci impedisce di conoscerci. Gli ebrei ci dividono, così non possiamo muoverci liberamente e trovarci quando ci pare e piace. Ci impediscono di incontrarci. Faraj, cos'hai? Oggi pomeriggio mi è venuto in mente che presto Bisi se ne andrà. Così. Adesso che avevamo fatto amicizia con Daniele e Arco, con la sua partenza di certo li perderò. E tutti gli sforzi che abbiamo fatto saranno stati inutili. Il mondo è cambiato, ma in peggio. La pace non esiste, ci sono solo guerre e catastrofi. Come si fa a fare progetti per il futuro o a pensare di risolvere i problemi? L'avvenire come me lo sono immaginato, come ho cercato di programmarlo nella mia testa, potrebbe non arrivare mai, perché vivo una vita che non dà nessuno spazio ai sogni, nemmeno ai sogni di un ragazzo.
Non abbiamo più potuto incontrarci a causa dei posti di blocco e altre complicazioni. Faraj ci ha chiamato spesso e noi l'abbiamo richiamato pochissime volte. All'inizio siamo stati più costanti. Non riusciva a capire che incontrarsi era piuttosto difficoltoso. Ci diceva: vengo io da voi, chi se ne importa del posto di blocco? Ma la questione non era così semplice. Mi piacerebbe incontrare altri ebrei, altri bambini, perché lo so che molti di loro sono persone innocenti. Anche tra gli adulti c'è chi non ha colpe e chi non c'entra niente con la situazione attuale. Non tutti hanno sostenuto e promosso l'occupazione della nostra terra. Mi piacerebbe conoscere queste persone perché se riuscissimo a migliorare la comunicazione tra i nostri popoli, sono certa che impareremmo a rispettarci a vicenda. Non c'è speranza che si possa ottenere la pace se arabi ed ebrei non si incontrano. A me personalmente non interessa affatto conoscere gli arabi e fare certi passi. Lascio queste cose a quelli che hanno 30 anni, alle persone adulte. È compito dei ministri e dei membri del Parlamento. È a loro che spetta incontrare gli arabi e cercare di fare qualcosa per risolvere questo problema. La pace resterà irraggiungibile finché non impariamo a conoscerci. I nostri padri si fanno la guerra. E se io non imparo a conoscere gli altri ragazzi, non potrò mai essere loro amico. Ma è anche necessario che ci venga reso ciò che è nostro. Rivogliamo la nostra terra. Possono restare sul nostro territorio, ma saranno considerati degli ospiti. Non è una cosa che mi interessa incontrare bambini arabi e stare ad ascoltare le loro opinioni. Ma questo non significa non essere gentile o aver voglia di far scoppiare tafferugli per le strade. Non aspiro a stringere amicizia con loro, ma spero si avvii il processo di pace. Sono più preso dai miei problemi personali. Durante il documentario mi hai chiesto di rispondere come un israeliano. Ma ho una mia vita a cui pensare, che è fatta di amici, della pallavolo. Ma ci tengo comunque alla pace. Davvero, anche se non è un argomento che affronto tutti i giorni.